abbiamo deciso di indagare le relazioni economiche che una realtà come Cantina Canali ha di riverbero sul territorio e in particolare di indagare quali fossero le cooperative presenti nella realtà locale dei ragazzi, in modo da quantificare anche visivamente su una carta topografica quali fossero appunto puntualmente queste presenze e la loro rilevanza e il loro peso economico. La cantina, a differenza della SPA, è un'associazione che, a differenza di quella, non è a scopo di accumulare capitale su capitale, ma è di favorire tutti i cooperatori nella singola cantina. I soci si devono riunire nelle singole sezioni soci, che sono le cantine locali, e qui eleggere dei delegati che si ritroveranno nell'assemblea generale, formata da 39 persone, che dovranno eleggere un presidente e un vicepresidente. Ci siamo recati a raccogliere carte topografiche in scala adeguata presso l'ufficio tecnico della provincia, dove abbiamo recuperato le carte IGM piuttosto che le carte tematiche con l'utilizzo dei suoli. Questo cioè ci rendeva già visibile attraverso una campitura di colori differenti quali erano i vigneti e quali le altre tipologie di coltivazioni presenti sul territorio appunto albinetano. Al che abbiamo raccolto le cartografie e abbiamo inserito puntualmente, da un elenco che ci era stato fornito dalla Lega Coop, abbiamo inserito puntualmente la posizione delle cooperative nel territorio. L'8% di questi terreni infatti aderisce alla cantina Albina Canali, mentre il restante 92% ad altre cooperative o comunque ad altre organizzazioni. Dentro a questo 8% abbiamo rappresentato i soci che apportano maggior vino. Siamo andati a vedere a Cantina Canali quali erano i soci e i soci rispetto alla totalità dei vigneti, che comunque era un dato fornitoci dalla provincia, i soci di Cantina Canali quanti statisticamente erano. Qui abbiamo rappresentato il percorso che compie l'uva prima di essere trasformata in vino. Subito arriva il carro con il trattore e giunge alla pesa, dove viene appunto pesato. La prossima tappa è la sonda, dove verrà prelevato un campione dell'uva per analizzare il grano zuccherino, da cui si può ricavare che tipo di vino si può ottenere. Poi arriva la vasca della pigiatrice, dove avviene appunto la pigiatura. A dire di questa recinzione, è presente la pigiatrice, che è formata da una vite di Archimedo o Cocle, che pigeranno l'uva. La tubo di collegamento passa le vasche in cemento, dove avverrà lo stoccaggio. Quindi qua viene immersa la maggior parte del vino e poi, come possiamo notare, ogni vasca ha una capienza differente. Da lì arriverà in altri recipienti, dove sarà imbottigliato. E queste botti contengono del vino di 13,5 gradi alcolici e molto aromatizzato, ma poco frizzante. Oppure nei distributori, dove i contadini verranno a riempire le loro damigiane. La cosa che può interessare è che al fondo le cooperative nascono per risolvere i bisogni delle persone. Nasce dalla storia di persone che collettivamente, in maniera democratica, si mettono insieme per rispondere a dei bisogni e con questo fanno crescere anche la loro comunità.